Anna, benissimo. Applaudiamo anche una delle donne, la prima donna eletta sotto il simbolo del circo del Popolo della Famiglia, Fumaneri l'abbiamo detto, Lorenzo Damiano da Conegliano che ci ha, merita un doppio applauso. Lorenzo, dov'è Lorenzo? Lorenzo, devi arrivare sul palco, non ti sei bevuto tutti gli cartisti che ci hai portato, no eh? Perché Lorenzo merita un doppio applauso, uno perché comunque sei candidato sindaco a Conegliano Veneto e comunque ha avuto un ottimo successo e di ogni modo ci ha fornito, e di questo lo ringraziamo enormemente, di tutte le buone bottiglie di vino che questa sera berremo, non è romagnolo ma è un cartista, quindi grande Lorenzo. Poi Alberto Cerutti, Alberto c'è? Eccolo Alberto, benvenuto anche Alberto Cerutti del Popolo della Famiglia di Novara, grande applauso. E in ultimo, ma non perché è solo perché è scritto così, un applauso a Filippo Martini che è il vicepresidente di Giuristi per la Vita, lui è qui di Imola, della nostra diocesi, è un nostro quasi concittadino. Allora, abbiamo, e lo dico a Giovanni, poi ti lascio il microfono, questo lo lascio a te e tu stai in piedi, così animi e vai meglio, anche perché l'altra sedia l'ha presa Mario, ti andrebbe bene così. Poi avete due microfoni, fate tre e tre e ve li passate come volete. Grande, sì, grande applauso a Giovanni Marco Tullio, continuiamo in questa bellissima manifestazione. Grazie. Sì, facciamolo di là, va. Grazie, grazie. Si sente? Vabbè. Grazie a tutti di essere. Oh, si sente? Grazie a tutti di essere convenuti a questa che è la seconda festa nazionale della Croce, come è stato testé ricordato. Certo, dire adesso alle 18.30 facciamo un modesto convegno su Europa e diritto alla vita ammazza un po' la platea, detta così, specialmente il sabato pomeriggio alle 18.30 non è il massimo sentirselo dire qui all'aria aperta. Però in realtà una cosa interessante da dire, che poi è il fil rouge che ci riporta al tema fondamentale che è la festa della croce, è che qui non siamo a fare culto della personalità. Ora, proprio perché tante volte abbiamo citato l'Europa in vario senso, in vario modo, che poi è anche il tema del nostro dibattito, pensavo prima, mentre ascoltavo Mario e Costanza, due amici, amici miei personali, ma amici nostri, come è stato detto, pensavo a quell'espressione tedesca che si usa quando si vuole dire a qualcuno ciò che noi italiani chiamiamo l'anima della festa. Sei l'anima della festa. In tedesco si dice tu sei la scintilla. Sei la scintilla. Che vuol dire sei la scintilla? Sei quello che è una candela in un motore. E questa è una cosa che tutti noi, se vogliamo rendere onore ai nostri amici Mario, Costanza e tutti gli altri che adesso ascolteremo e a cui vogliamo dire il nostro grazie anche con degli applausi e con la nostra presenza amichevole qui, dobbiamo ricordare che non siamo qui perché c'è un guru, ci sono dei guru. Noi siamo qui a fare una festa di famiglia, una festa di amici attorno a due fenomeni che si sono prodotti per il carisma di un uomo che è Mario Adinolfi, che ha coinvolto altri numerosi carismi di cui andiamo ad avere degli assaggi, e quest'uomo è un giornalista e quest'uomo è un politico. E noi abbiamo sentito saggi importanti di giornalismo e di politica condensati nel libretto che oggi viene presentato, che è O capiamo o muoviamo. Ma che cosa dicevo? Mario, Costanza, gli altri sono scintille, sono candele e loro stanno a tutti noi come le candele stanno al motore. È inutile che vi dica, tutti guidate, è inutile che vi dica cosa succede al motore se si spegne la candela, è evidente che si spegne il motore, ma una candela da sola fa scintille che non portano da nessuna parte. Costanza, Mario non hanno messo le sedie, non hanno montato il mixer, non hanno montato il palco e non hanno fatto neanche l'opera di radicamento qui sul territorio, per la quale non finiamo ancora di ringraziare a sufficienza Mirko, che è il nostro ospite e per il quale voglio chiedere un ulteriore applauso. Insomma, siamo qui a festeggiare degli amici e tutti quanti noi. Ed entrando un pochino nel tema, nel merito, vedrete che ci sono diversi carismi anche qui in questa nutrita rassegna di relatori
che abbiamo stasera prima di cena, dopo si mangia, quindi restate seduti, non andate via. E restando qui, vediamo che il tema è stato consegnato dalle cose che Mario e Costanza nella loro conversazione hanno detto e ridetto più volte. Quante volte si è parlato di Europa in termini generali, in termini astratti, in termini puntuali? Si è parlato dell'Islanda, dei Down, si è parlato della Francia e della pubblicità Dear Future Mom, che è stata proibita in Francia. Si è parlato della Germania, si è parlato dell'Inghilterra e del caso Charlie Gard, cose che tutti abbiamo fresche nella memoria, ma che necessitano di non restare casi slegati, cose che accadono, di cui sentiamo parlare, di cui ci infervoriamo sui social, altrimenti restano lettera morta e qualcosa di assolutamente inefficace per noi. Che cosa occorre allora? Occorre un contesto, un luogo di informazione e un luogo, un contesto di elaborazione che non resti solo teorica e che quindi apra uno sviluppo ordinato a un'azione politica, riflessione e azione, non separate e non confuse. Ecco perché è la festa della croce questa e vediamo le magliette del popolo della famiglia. Non è un'impostura, sono cose distinte. Sono cose distinte ma che hanno una loro ragion d'essere. La loro ragion d'essere è leggere le cose. O capiamo o muoviamo significa che le cose vanno lette perché ci serve capirle per poter vivere bene e per poter sviluppare una società in cui per i nostri figli, io sono padre da 3 mesi, tanti di voi lo sanno, un bacio a mia moglie e a mio figlio, già che ci siamo, questo applauso è per loro. È una società in cui per i nostri figli sia un domani bello vivere. Diceva Pericle, ad Atene è bello vivere perché per Atene è bello morire. E tutti noi che siamo genitori, in un modo o nell'altro, sappiamo che diventare genitori ti cambia il rapporto con la morte. La morte non è più una cosa che fa paura a te, è una cosa che ti impensierisce per i tuoi figli. Ed è una rivoluzione, una vera rivoluzione copernicana nella vita. Ecco perché noi genitori, noi amici, noi famiglie ci preoccupiamo della società. Non è che abbiamo il pallino della politica, tanti di noi non hanno il pallino della politica e si affidano invece da persone che ce l'hanno, il pollice verde come quel libretto della politica. E vogliamo celebrare in questo momento la croce. Perché? Perché è un giornalino piccolo e pugnace, sostenuto dal lavoro volontario di tanti di noi, che ringrazio ogni giorno, ogni volta che ricevo il loro contributo, e vogliamo farlo anche qui con un applauso. Ed è un luogo di elaborazione che io definisco con questi 3 aggettivi che credo di aver usato anche un anno fa a Bologna. È una elaborazione raffinata, popolare e problematica. Sono cose che sono attributi che a qualcuno possono sembrare difficilmente conciliabili, invece è proprio così. Produciamo una elaborazione che è popolare, è fatta di esperienza comune, di informazione fatta sul campo, anche di sentito dire, di semplice buonsenso, di confronto con i dati, perché il giornalismo della Croce nasce dall'impostazione del suo direttore e fondatore, che è Mario Adinolfi, e quindi si lega in modo quasi maniacale al controllo dei dati, alla verifica, alla lettura intelligente di questi dati. E tuttavia, se ci fate caso, quante volte abbiamo sentito parlare di aborto in Europa, la questione dell'euro, la questione di Trump, la questione di Putin? Ci siamo mai schierati in queste 2 ore? Avete mai sentito qualcuno schierarsi tra i putinisti, tra i trumpiani? Ci siamo mai detti assolutamente no euro? No, noi siamo degli europeisti. E com'è che degli europeisti hanno tante critiche da fare all'Europa? Noi ne abbiamo tantissime di critiche da fare all'Europa. Ogni giorno facciamo critiche all'Europa sulla croce e sui social network che la contornano. Perché? Perché siamo problematici, siamo popolari ma raffinati. Noi non ci
rassegniamo a farci catalogare con siete europeisti, quindi siete tecnocrati. No, noi non siamo e non saremo mai tecnocrati, perché abbiamo una cultura popolare che vuole guardare alle identità di questi popoli che costituiscono l'Europa e che hanno un impegno con il mondo e con se stesso. Lo diciamo noi? No, ce lo dice Papa Francesco. Vi ricordate quante volte il Papa ha detto: questa Europa mi sembra una vecchia zitella, mi sembra una vecchia donna che non riesce più ad essere feconda, la vorrei mamma, la vorrei nonna, e invece è una vecchia zitella. Ecco perché è urgente oggi parlare di diritto alla vita. Non sono questioni da fissati pro-life, sono questioni che, come abbiamo sentito, ci dispongono alla sostituzione. Se ne va una Bologna e una Bologna viene rimessa. Cioè, adesso parlare del piano Calergi non sembra più complottismo di maniera. Adesso vediamo dei segnali inquietanti e fattivi. E di nuovo, non serve il complottismo, serve leggere i fatti. O capiamo o moriamo. E quindi è per questo che abbiamo questa ricca tavolata in cui abbiamo persone afferenti a tre diverse realtà. La prima persona che ci saluta adesso è direttamente Nicola Di Matteo, che è il vicepresidente del Popolo della Famiglia, nonché coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia e il braccio armato del Popolo della Famiglia. Quando c'è da organizzare qualcosa, si sa che è Nicola Di Matteo che lo fa. Perché noi siamo quelli, come diceva Mario ricordando Gianfranco, che sanno come si fa a far che? A fare quello che serve, quello che è necessario. È necessario organizzare una festa? Convocare gente, coinvolgere strutture, sappiamo come si fa, e chiedete a Nicola, che in questo è un maestro. Poi abbiamo uno scrittore puro della Croce e abbiamo tre penne ibride che si sono dedicate un po' al giornalismo e un po' alla politica sul territorio, con risultati tutt'altro che trascurabili. Infine abbiamo un esponente di un movimento che non è immediatamente una emanazione del Popolo della Famiglia o della Croce, perché sono i giuristi per la vita, cose che conoscete tutti, e tuttavia cosa fa? È finita imparentata con noi, perché quando abbiamo tutti lo stesso fine, finiamo tutti a collaborare, ciascuno in modo diverso, a un fine unico e medesimo. Quindi, dopo questa introduzione, che spero possa aiutarci a cogliere l'aspetto unitario, non slegato, non siamo cani sciolti, non abbiamo messo gente a caso sul palco, c'è uno scopo e spero di averlo illustrato. Lascio la parola a Nicola Di Matteo. Il tema appunto è Europa e diritto alla vita. Parleremo in quest'ora in cui ascolteremo i nostri amici di molte cose. Io vi chiedo di accogliere ciascuno per i suoi meriti e per le sue doti e vi ringrazio tutti. Buonasera a tutti, è un piacere rivedervi, è un piacere vedere tutti, è un piacere vedere amici. Questo è veramente qualcosa di importante, ma prima di, ecco, di iniziare un po' il tema che mi è stato dato, io voglio dire che effettivamente tutto questo, e come anche il quotidiano La Croce, non c'era se Maria Di Nolfi da pazzo non avrebbe fatto tutto questo. E quindi va ancora una volta un applauso, perché queste follie qualcuno dice li fanno i pazzi, ma noi non siamo pazzi. E così che da lì voglio dare un ringraziamento, che giorno e notte c'è un Marco Tullio dietro le quinte che prepara il quotidiano, e va un grazie caloroso, nonostante i suoi bellissimi articoli. E questo è un merito che abbiamo, che, come diceva Marco Tullio, che sanno come fare. Siamo quelli noi amici, siamo quelli che siamo stanchi, siamo quelli che siamo ogni giorno chiamati in trincea, siamo quelli che dalla mattina alla sera ci prodighiamo per fare cosa? Per far sì che possiamo portare un risultato ben chiaro, quello che diceva prima Mario, ma io ripeto con forza, io sono un padre di due figli, io faccio tutto questo soltanto per i miei figli, perché non voglio che questa nazione, non voglio che questo mondo venga e venga rilasciato a loro così come sta andando avanti. Abbiamo ascoltato un po', dove dice Mario, un po' tutte queste situazioni, o capiamo o moriamo. E beh, Costanza dice che è al maschile. No, invitiamo anche le donne a dire o capiamo o moriamo, perché questo è fondamentale, è un tema che tutti deve entrare nei nostri cuori, che ogni donna che sta qui riceva questo messaggio da sposa, da madre, a dire i miei figli non voglio assolutamente
che gli venga fatto questo, che gli venga indotto questa scuola. E questo è fondamentale, che possiamo noi iniziarla a portare a questo paese, lo portiamo nelle nostre località, lo portiamo nei nostri circoli, lo portiamo ovunque andiamo, a dire sempre solo no. Noi non vogliamo che questo avvenga, amici, perché è fondamentale, è fondamentale. Io, come diceva Marco Duro, cerco di stare giorno e notte dietro un po' a tante situazioni, come ci stiamo portando avanti il discorso di Ostia, e non è facile, amici. Non è facile, questa è un'altra avventura da folli, da pazzi, con Giovanni Fiore candidato a presidente, con una squadra fortissima di 24 calciatori. Io non so se gli altri partiti hanno 24 persone in una lista, noi ce l'abbiamo. Appena abbiamo chiesto, si sono impegnati immediatamente a far sì che questo avvenga. E questo va un onore al popolo della famiglia, va a tutti quanti noi un grazie che va al cuore, ed è fondamentale. Bene, io entro un po' nella situazione, ma vi prego una cosa, perché io ho finito adesso questa relazione. Diciamo, io dovrei dire un po' del caso Charlie e poi il fatto di salutare i genitori dai diritti e doveri della patria potestà. Bene, io ho fatto questa ricerca e ripeto, l'ho finita alle 5 stamattina e ve la voglio un attimo illustrare, poi parleremo. Come sapete, negli ultimi anni, amici, si è fatta sempre più evidente che in molti paesi occidentali la tendenza ad introdurre norme che influenzano profondamente in negativo la vita familiare al suo interno e che riducono l'autonomia e la responsabilità dei suoi membri. Casi come quello del piccolo Charlie hanno messo a nudo questa situazione, ma si tratta in realtà dell'effetto di un processo che parte da lontano e che comincia addirittura un secolo fa. Un processo che i sociologhi come Lash, sociologo statunitense, chiamano invasione sociale del sé e della famiglia ad opera non soltanto della politica, ma anche della cultura, della medicina e delle scienze sociali. Per esempio gli studi volti alla conoscenza e al trattamento dei disturbi dell'essere umano, in particolare la psichiatria, diventano il primo fondamento di questa nuova ricerca. Delle radici del sé, in cui si finisce per medicalizzare la stessa antropologia. Si passa in sostanza, amici cari, ad una politicizzazione ideologica della terapia e delle pratiche terapeutiche. È evidente anche l'evoluzione storica di quella che fu la principale corrente in questo campo, la psicoanalisi, amici. La vita quotidiana si trasforma in un teatro senza alcuna via d'uscita, fatto di ruoli e funzioni, per esempio la funzione genitoriale. Questo, diciamo, che è un aspetto particolare, è un aspetto che ci dovrebbe fare un attimo mettere lì a riflettere su questa esperienza, che si modellano anche i sentieri relativi alla società e all'uomo presente nel mondo della ricerca e delle scienze umane. Si fa strada infatti sempre più la nozione di ruolo o di compito come unico senso della persona umana. Ed è così che la famiglia diventa uno scenario ideologico, non basato sulla realtà. Gli Stati Uniti sono stati all'avanguardia in questa trasformazione, divenendo così, al di là dell'ideologia della libertà che li caratterizza, un paese in cui, senza apparenti contraddizioni, si è fatta strada una nuova forma di paternalismo da parte di classi dirigenti che instaurano un rapporto di tutoraggio nei confronti dei ceti subalterni in nome dello stesso processo della stessa democrazia. L'ideologia liberal è da questo punto di vista un esempio caratteristico del nuovo paternalismo che intellettuali come leader di questa tendenza etica e politica considerano il primo compito nei confronti di una massa di persone che deve essere educata ad una libertà che altrimenti non sarebbe gestita, di cui non sarebbe nemmeno all'altezza, e la radice che considera i popoli come nera massa di manovra. Tutto ciò porta a riconsiderare il valore della nascita, il valore dei figli dal punto di vista sociale, in un certo senso a ridimensionarlo. In questo ridimensionamento si inserisce anche il caso particolare riguardando il crollo dell'autorità, sia in famiglia, dell'autorità genitoriale, sia nel generale, nella società. I loro che ricoprono funzioni di autorevolezza vengono sempre più circondati dal sospetto, amici miei. La famiglia diviene luogo
della più estrema privatezza, ma nello stesso tempo dal suo interno i coniugi tra loro e i genitori nei confronti dei figli, del tutto destituiti di qualsiasi priorità gerarchica, di qualsiasi ordine in nome della libertà assoluta dei singoli, che tuttavia viene contraddittoriamente predicata insieme a una cultura del sospetto specifico. Insomma, una cosiddetta società pubblica fondata sull'io e sull'individualismo che nella vita privata, trasformando la famiglia in una sommatoria di individui senza gerarchia, autorità paterna e primario di pedagogia. Bene, come dicevo prima, il sociologo americano Lash si sofferma sullo studio sociologo della famiglia. Negli ultimi 20 e 30 anni fondamentali per la trasformazione sociale e culturale degli Stati Uniti, anni in effetti caratterizzati dalla prima grande crisi economica sistematica, avviata da un celebre colle nella borsa che fu nel 1929, per almeno 10 anni fino alle soglie della Seconda Guerra Mondiale. Una situazione carica, diciamo, di analogie con la presente. La famiglia riceve una sorta di colpo di grazia, almeno negli Stati Uniti, subendo le conseguenze di altri fenomeni. Primo fra tutti l'ingresso stabile delle donne nel mondo del lavoro. Se anche prima le donne statunitensi potevano lavorare, anche se in una posizione secondaria rispetto ai mariti, con la Seconda Guerra Mondiale e il massiccio spostamento di lavoratori al fronte, le donne entrano nelle fabbriche in gran numero e anche dopo la fine della guerra rimangono al loro posto, perfettamente integrate nel sistema produttivo, nell'organizzazione e in queste trasformazioni che si trovano le ragioni dell'invasione sociale della famiglia negli Stati Uniti. Le trasformazioni familiari sono influenzate anche da altre tendenze presenti nella cultura e nella ricerca scientifica dell'epoca. La scuola di Francoforte, in particolare, con i suoi studi sulla personalità autoritaria, ha grande importanza della definizione nello studio dei fenomeni patologici all'interno della famiglia. Questi studi intendono porsi curiosamente a base di una sorta di terapia per una società malata. Eric Fromm in particolare sottolinea che alcuni problemi tipici della personalità moderna, l'autoritarismo, la violenza, la volontà di potere, le famiglie, specchi della società capitalistica. In qualche modo la famiglia riprodurrebbe il proprio interno, quello che sono le distorsioni presenti nel rapporto tra le crisi, le disuguaglianze sociali basate sul denaro. Al di là di quelle che sono le risorse e le analisi critiche di questi autori, la sociologia e la psicologia portano a fondo una critica della famiglia nucleare stessa, concepita come un luogo inevitabilmente chiuso ed esplosivo. Concludo che la famiglia, frutto della crisi dell'antico regime, viene a sua volta messa in discussione. Si fa presente più strada la convinzione che i saperi specialisti e le figure professionali ad esse collegate, psicologi, sociologi, medici, avvocati e magistrati, devono intervenire nella vita delle famiglie, sempre più pesantemente e profondamente. L'esperto prende il posto del sacerdote e il nuovo sacerdote laicista. È messo sostanzialmente in dubbio il ruolo dei genitori e la capacità che persino le persone bene orientate e le personalità armoniose possano gestire adeguatamente il proprio ruolo genitoriale. La psicologia soprattutto trae vantaggio da questo sospetto generalizzato, interviene sempre più spesso nelle dinamiche familiari anche quando non presentano alcun rilievo patologico. Oggi assistiamo alla saldatura del cerchio delle prospettive della politica e quelle delle scienze sociali, che in nome delle parole d'ordine più contagiose oggi tendono a semplificare i loro linguaggi e a creare consenso nel vuoto sociale che caratterizza la vita quotidiana contemporanea. Di fronte alla realtà di tante famiglie inadeguate, frutto dell'attacco ormai secolare agli istituti del matrimonio e della potestà genitoriale, riesce sempre più facile alla politica invadere la vita della famiglia stessa, limitarla e imporre norme e decisioni che si applicano a famiglie, coniugi e genitori del tutto adeguati. Il caso del piccolo Charlie, amici,
è il simbolo drammatico di questa situazione. Per questo c'è il Popolo Famiglia, per questo ci siamo noi, per questo c'è il quotidiano La Croce, dove diremo sempre e solo una verità. Grazie. Grazie, grazie a Nicola per questa prolusione che ci porta veramente in media stress in tutti gli aspetti della nostra problematica, che sono aspetti, come dicevamo prima, di cronaca, come abbiamo visto, di diritto e anche di sviluppo delle dottrine economiche. Si è parlato perfino del crollo della borsa a Wall Street nel 29. Vedete quante cose devono rientrare in una buona lettura dei fatti. Adesso chiamiamo a parlare con noi un principe del quotidiano La Croce, uno la cui analisi è apprezzata da tutti noi, uno che tante volte ci schiarisce le idee, perché tra amici non è che capiamo tutti quanti ogni volta, e ogni tanto ci serve che qualcuno ci aiuti a rischiararci le idee. Io lo dico da Giovanni Marco Tullio, tante volte, praticamente sempre, quando leggo Emiliano Fumaneri mi schiarisco le idee, capisco meglio i fenomeni, capisco le situazioni. Perché? Perché Emiliano è uno che anche da Mario Adinolfi ha imparato, come tanti di noi, a informarsi, a essere tenace sui numeri, ed è uno che ama la nostra storia, la conosce, è un appassionato conoscitore delle culture europee, soprattutto nell'area franco-tedesca, e in tutto questo sempre ci porta uno sguardo documentato. Quando è che le posizioni diventano catalogabili? Quando si giocano tutte in un derby? Immigrati sì, no. Euro sì, no. Emiliano è uno che ogni volta ci rende problematica una situazione, che ci mostra quante cose concorrono alla complessità di un fenomeno. Per questo lo ringraziamo in anticipo per le cose che ci dirà anche questa sera. Grazie Giovanni per la presentazione molto generosa, e ringrazio anche tutti quelli che sono venuti qua ad ascoltare. E io volevo dare un taglio un po' più, diciamo, antropologico, insomma, anche un taglio che in genere degli articoli cosa parlare. Giovanni, quel video di quella ragazza down, ragazza molto giovane, ragazza affetta da sindrome di Down, e che durante una trasmissione televisiva intera la cancelliera Angela Merkel, chiedendole quale fosse la sua posizione sull'aborto tardivo, perché bisogna sapere che è l'aborto che viene effettuato anche dopo pochi giorni, e che casualmente ha oggetto quasi sempre le persone, o in molti casi le persone affette da sindrome di Down. Le statistiche sono impressionanti, Mario ne ha fatto un accenno prima, ma in Germania 9 gravidanze su 10 con questa diagnosticata la sindrome di Down vengono terminate, i bambini vengono abortiti. Nel Regno Unito, in Europa, negli Stati Uniti le statistiche sono impressionanti, vanno da un minimo di 87% a un massimo del 98%, una vera e propria ecatombe silenziosa, tanto che uno studioso di statistica come Roberto Volpi ha scritto un libro che si chiama proprio La sparizione dei bambini Down, una vera e propria ecatombe silenziosa. E questa ragazza, questa giovane donna, ha chiesto ragione a Angela Merkel di questa ecatombe silenziosa, davvero. Il video è stato pubblicato su Aleteia, se non ricordo male, con i sottotitoli in inglese, però secondo me la traduzione non è stata perfettamente fedele a quello che ha detto la ragazza, però mi sono permesso di trascriverla, di tradurla in italiano. A me non tutte le ultime parole, l'intervento non è stato molto lungo, però insomma le ultime parole sono veramente realmente impressionanti. Ve le leggo. Come mai un bambino con sindrome di Down può essere abortito fino a poco prima della nascita? Non la trovo una cosa buona dal punto di vista politico. Questo argomento è importante per me. Non voglio essere abortita, ma rimanere al mondo. Cioè, non voglio essere abortita. Alcuni commenti nel video facevano notare che in realtà la ragazza era nata, per cui non aveva senso, non aveva tanto senso quello che diceva. Ma in realtà è chiaro che qui la questione essenziale, come diceva Mario, la questione decisiva è un'altra, perché qui la posta in gioco va ben oltre l'aborto tardivo e riguarda proprio l'accoglienza della vita umana. Cioè, quella ragazza stava chiedendo alla massima autorità politica del suo paese
perché le vite come le sue siano considerate vite senza qualità, perciò meno degne di essere vissute di altre? Allora, questa è la vera domanda. E fa un effetto impressionante sapere che è stata posta in Germania. Mario ha ricordato, insomma, con il piano Action T4 e così via. Sappiamo la storia che ha avuto la Germania. La risposta della Merkel, inutile dire, è stata molto, molto, molto evasiva, molto... Di fatto non ha risposto a questa che era la vera questione. Cioè, il valore della vita umana. Perché la mia vita, una vita difettata, una vita, come dice Mario, una vita fallata, anche se vogliamo, perché ha meno valore di altre? Ha meno valore di altre? Era questa la domanda. Io valgo meno di altri? Perché non voglio essere abortita, voglio rimanere al mondo, voglio vivere. E a questa domanda non è stata data risposta. Mentre guardavo il video mi è venuto in mente quanto un libro che stavo leggendo proprio in quei giorni, di un matematico filosofo che si chiama Olivier Rey. È un libro molto bello che si intitola Una questione di taglia. Cosa sostiene questo studioso francese? Che nel nostro tempo essenzialmente si è perso il senso della misura, il senso del limite. Perché il nostro è un mondo che vuole misurare tutto, ma che paradossalmente, proprio per questa sua, per questa ansia, per questa, potremmo dire anche mania di misurare e catalogare tutto, ha finito per perdere il senso della misura. Cioè, come se si fosse smarrita quella che fin dall'antichità era definito il cosmos, per cui la giusta misura, la debita proporzione, l'equilibrio e l'ordine. L'idea è che ci fosse un limite, un ordine dato che l'uomo non poteva oltrepassare. E questo è molto importante, perché questa legge dell'equilibrio e dell'armonizzazione è un po' quella di tutta la natura, anche del corpo umano. Insomma, se ci fate caso, un corpo sano ha sempre una relazione equilibrata tra poli differenti, no? Il corpo umano ha bisogno di mangiare, ma anche di intervallare i pasti. Abbiamo bisogno di esercizio, ma anche di riposo, di cibo, ma anche di fresco, e di caldo, ma anche di fresco. Cioè, tutta la natura, a ben vedere, è fatta da questi equilibri che però non sono stabili, sono oscillanti, come un cuore in buono stato che alterna, secondo un certo ritmo, con un certo ordine, le contrazioni e le distensioni del tessuto muscolare. Cioè, tutta la nostra vita è fatta di queste tensioni e dinamiche. Per cui si è veramente perso questa giusta misura, e mai, come nelle questioni legate alla vita umana, questo è evidente. E voglio proprio citare un pensiero di Olivier Rey, che scrive questo: un tempo ciò che esisteva godeva, per il solo fatto di esserci, di un pregiudizio favorevole. Per cui c'era una sorta di pregiudizio favorevole per quello che esisteva, già esisteva. Viene in mente San Giovanni Paolo II, che in Varcare le soglie della speranza dice che per chi accetta la rivelazione è evidente e chiaro che esserci, cioè esistere, è meglio che non esserci. Perché è la creazione di Dio è cosa buona in sé. Per cui c'è questa il senso comune era anche impegnato di questa verità metafisica, diciamo, del cristianesimo. Per cui l'esistente è qualcosa che già per il solo fatto di esserci è buono. E oggi invece è inutile dire che non è più così. Insomma, l'esistente appare poco, diciamo così, poco performante, poco efficiente. Per cui poi si è imposta una concezione della natura, per cui tutta la natura, a cominciare dal corpo umano, tutto ciò che è esistente, diventa sinonimo di usabile. Ciò che esiste è funzionale, tutto è manipolabile, è trasformabile per lucrarne un vantaggio o un profitto, a partire dal corpo umano. Infatti si parla, nella letteratura sociologica, si parla di bioeconomia o biocapitalismo, dove non è più il corpo umano non è più semplicemente uno strumento per trasformare le materie prime, diventa esso stesso una materia prima
una fonte di profitto. Se ci pensate bene, quasi tutte le battaglie che stiamo facendo adesso, pensiamo solo all'utero in affitto, ma pensiamo che, non so, Planned Parenthood, che il commercio di tessuti fetali che fanno queste cliniche, è un aspetto di quella che viene chiamata bioeconomia. E per cui l'esistenza umana non gode più di quello che viene chiamato il favor vitae, no? Non c'è più un pregiudizio favorevole per il solo fatto di esserci. L'esistente deve essere di una certa qualità, la famosa qualità della vita che abbiamo visto nel caso di Charlie Gard, ma in tanti altri ancora ne vedremo sicuramente. E qua c'è un'altra conseguenza che si riallaccia a quella che Papa Francesco chiama la cultura dello scarto. È chiaro che se esistente diventa sinonimo di usabile, utilizzabile, ciò che non è utilizzabile va considerato come un qualsiasi prodotto con difetti di fabbricazione, va scartato, va eliminato. Per cui, come nel caso dei bambini Down, semplicemente i prodotti fallati vanno annientati. E mostra il fatto che, insomma, come tante volte si è detto, che i principi hanno delle conseguenze, non è indifferente, come dire, organizzare una società attorno a un principio come quello cristiano, per cui l'esistente è cosa buona, e invece organizzarla secondo il principio utilitaristico per cui l'esistente deve essere usato, deve essere manipolabile per qualche altro vantaggio. E poi volevo parlare appunto di questa parità dell'equilibrio, si vede, è direttamente legata all'amore genitoriale. Infatti la questione dell'aborto sono tutte legate alla non accettazione dei genitori da parte del bambino che c'è, il bambino che non è, come nel caso del bambino Down, che non è giudicato di qualità sufficientemente alta. Infatti, proprio qua, quali sono le due componenti dell'amore genitoriale? Il filosofo Michael J. Sandel parla di amore di trasformazione, di accettazione e amore di trasformazione, che sono le due componenti che anche qui non devono essere assolutizzate, hanno senso e significato, che in qualche modo sono tenute in equilibrio. Perché, faccio un esempio, il figlio, l'amore di accettazione corrisponde all'accoglienza del figlio, il figlio che viene amato incondizionatamente per com'è è venuto al mondo, in quanto dono. È la componente, se vogliamo, più materna, più femminile dell'amore genitoriale. Ma non c'è solo questa, c'è anche la componente, dell'amore di trasformazione. Perché non basta che il figlio sia venuto al mondo, se voglio davvero bene a mio figlio, desidero anche il meglio per lui, desidero anche che le sue doti naturali, i suoi talenti si sviluppino. E per cui i genitori naturalmente hanno anche il dovere di curarsi di questo, di far crescere il figlio, perché è chiaro che se idolatriamo una delle due componenti, cosa succede? Se c'è solo l'amore di accettazione, il figlio diventerà un bambino viziato, o come diceva Ortega y Gasset, l'erede che si sente soltanto erede, cioè che ha ereditato una fortuna, un patrimonio, non solo in termini monetari, ma anche di cultura, di un patrimonio morale, al quale però non ha partecipato, e diventa un bambino viziato. Invece, assolutizzando l'amore di trasformazione, abbiamo le aberrazioni dell'eugenetica, per cui il figlio viene valutato solo per la sua qualità. E per cui sono i due, diciamo così, dalla perdita di questo senso dell'equilibrio, che è anche il senso del limite, abbiamo queste i due mostri cui oggi dobbiamo combattere. Cosa fare? Cioè, io sempre più vedo che la linea di confine passa tra bioconservatori e transumanisti, cioè bioconservatori, cioè quelli che si rendono conto che appunto che la vita umana, l'esistente, ha un valore in sé che va conservato, mentre i transumanisti sono coloro che vogliono creare, proprio rifiutano questa nozione di limite e vogliono creare un uomo nuovo attraverso la tecnologia, non più attraverso, come nel Novecento, le ideologie novecentesche, attraverso la politica. Per cui questa mi sembra la linea
la linea di confine su cui il cristiano in politica oggi deve impegnarsi. Grazie. Grazie Emiliano. Grazie Emiliano, che non delude mai queste attese. Paolo VI diceva che il mondo soffre per mancanza di pensiero, perché non siamo capaci di pensare le cose, di pensarle nel modo giusto, di compiere quello che Hegel chiamava lo sforzo del concetto, perché seguire un concetto secondo le sue norme, secondo le sue proprietà, iuxta proprio principia, richiede uno sforzo in cui Emiliano ci è maestro e in cui sa introdurre anche noi. E mi pareva di riascoltare in questa bella intensa lezione, che meriterà senz'altro più spazio anche sul quotidiano La Croce, la lezione di Agostino sulle due città, che in fin dei conti vale sempre, ecco, quando lui parlava dei bioconservatori e dei transumanisti, di fatto ci ha fatto una traduzione in termini sociologici contemporanei di quello che Agostino ci ha insegnato all'inizio del V secolo. La lezione che lui apprese e volle trascrivere dal 410 fino alla morte e che si sintetizza nel famoso enunciato: due amori generano due città. Da una parte abbiamo l'amore di sé fino al disprezzo degli altri e di Dio, che costituisce la città degli uomini, la città transumanista. Dall'altra abbiamo l'amore di Dio fino al disprezzo, cioè a mettere in secondo piano sé e gli altri, che non vuol dire essere autolesionisti, ma tutt'altro, come dice Gesù, e lo dice con fondamento filosofico: chi ama la propria vita la perda, perché perdendola la si dà. E chi è genitore qui lo sa, e chi è questa sera questo lo sa. Passiamo adesso da un principe del quotidiano La Croce a una principessa del PDF, che peraltro è l'unica che sta qui. No, principessa di nome e di fatto, e merita un applauso in quanto principessa. Principessa significa la prima, e lei è la prima donna eletta del Popolo della Famiglia, che si è messa in gioco e che l'anno scorso è andata al voto con meno tempo di preparazione degli altri, un mese e mezzo meno degli altri, di campagna elettorale. Lei, come sentirete dall'accento, non è un'altoatesina, e si è messa in gioco a Bolzano. Ha fatto qualcosa di veramente grande per la nostra amicizia, l'amicizia di tutti noi, e per questo le siamo particolarmente grati. Adesso vediamo, grazie a loro due, io non sono il più mediterraneo in questa assemblea, grazie a Nicola e a Giovanna, e adesso vediamo come una... Non ti memoro le parole! Adesso vediamo, no, lo facevo per vedere se erano svegli, sì. Adesso vediamo come una calabrese, una calabrotta, una crotonese, una mediterranea puro sangue di pelo nerissimo vede l'Europa. Lei, che si è trasferita a vivere, come qualcun altro che vedo ridere laggiù, che ha sposato uno del nord, come lei vede questa Europa nella quale crescono i suoi figli, Giovanna Arminio. Sono felicissima di essere qua. Ora il livello può solo scendere, perché dopo che parla Emiliano, ragazzi, cioè, c'è storia. Io voglio raccontare un incontro con La Croce quotidiano, perché stasera è la festa della Croce ed è giusto che ognuno a modo suo lo racconti. Il mio incontro con La Croce quotidiano è stato l'incontro con Giovanni Marco Tullio. Ho dovuto riprendere a studiare latino e riguardarmi tutta la sintassi, perché avere a che fare con lui, credetemi, non è difficile. Quest'uomo è esigente. A Bolzano, quando io arrivai a Bolzano e fui un po' il primo incontro mio col gender, fu attraverso gli amici di Manif. Un incontro casuale durante una conferenza di Gianfranco Amato, che non conoscevo e a cui andai per puro caso, e subito dopo, dopo pochi giorni, esplose un caso a Merano, cioè i libri gender finanziati dalla provincia e diffusi nelle biblioteche di Merano. Amici comuni mi dissero: scrivi a Giovanni Marco Tullio un articolo e sicuramente l'argomento interesserà.
scrissi l'articolo, gli chiesi l'amicizia su Facebook e lui non me la diede, gliela richiesi e lui non me la diede. A un certo punto, un po' piccata, gli dissi: guarda, ho un articolo, ti interessa? E lui: vabbè, di cosa si tratta? Mandò l'articolo. La sua risposta fu: per essere avvocato non scrivi male. Da lì è nata un'amicizia, credo. Io per malosissima non me la presi, anche perché ancora non ho capito se era un complimento. Cioè, sono passati 2 anni, come la spiegherai un giorno? Ho studiato dai gesuiti apposta. Ecco, vedi. E da lì è iniziata. Io non sono non scrivo molto, ho scritto qualche articolo, quello però è stato importante perché ha dato visibilità ad una brutta storia, veramente. In Alto Adige c'è il gender, non è nelle scuole, il gender è nella testa ed è nella mentalità delle persone, quindi siccome ciò che è a nord piano piano arriva a sud, diciamo che io, trovandomi in una realtà molto germanizzata peraltro, ho visto da vicino cosa significa il gender nelle scuole in modo massiccio, ma non tanto imposto, proprio lì ormai fa parte della normalità anche dei genitori, cioè si fa fatica anche ai genitori a far capire i temi che noi trattiamo. Però nonostante tutto, poi vabbè, è venuta fuori l'esperienza politica, che è stata per me molto importante, molto formativa. Però l'elemento che secondo me è importante far notare è che attraverso questo quotidiano si è dato voce non soltanto a tante voci, ciascuno di noi attraverso il piccolo contributo che può dare, piccolo grande che può dare, ma sono nati dei rapporti, sono nate delle amicizie vere. Quindi non amicizie virtuali, ma amicizie vere, cioè quelle per cui piagnucoli, Giovanni, no, quelle robe proprio anche, è vero. Ormai diciamo tutto. È una crescita poi importante, per cui nelle parole un po' di costanza mi sono ritrovata quando lei disse, mi chiesero di parlare del gender e io non sapevo neanche cosa fossi, perché a me capitò esattamente la stessa cosa. Attraverso l'esperienza della croce poi c'è stato questo passaggio poi importante nel Popolo della Famiglia, anche se tecnicamente sarebbero 2 cose diverse, la croce quotidiana dal movimento politico vero e proprio, è innegabile che comunque una certa confluenza c'è, anche se secondo me un'autonomia intellettuale il quotidiano è giusto che la mantenga anche per essere stimolante, no? per tutti, cioè far scrivere più persone possibile proprio per stimolare anche il confronto. E sulla vicenda invece, sul tema assegnatomi, io non ho studiato, perché mi sono svegliata alle 4 di mattina, perché non arrivo da Bolzano ma arrivo da Noto, perché intanto mi sono trasferita, e porto un'esperienza invece molto bella nella vicenda dolorosissima che ha riguardato Charlie Gard, perché quello che io ho vissuto attraverso molti amici che sono qua, Filippo Martini, il collega, sa bene che quella vicenda ha creato un movimento di opinione trasversale, e questo è secondo me l'elemento che noi dovremmo anche un po' focalizzare. Il tema del diritto alla vita e la vicenda di Charlie Gard sono stati emblematici perché hanno mosso le coscienze, e come ricorderete anche i genitori ringraziarono l'Italia per la solidarietà manifestata a loro, cioè fu l'Italia, questo piccolo paese nella mappa dei paesi che si sono mossi ad essere più recettivo. E forse a questo punto potremmo anche pensare al fatto che l'essere cattolici in questo ci ha aiutato a riappropriarci di un tema, proprio la tutela della vita sin dalle origini, che a molti ormai non interessa più. Perché parlavo di trasversalità? Perché in quei giorni si è creato un movimento di opinione che ha coinvolto anche gli amici di Generazione Famiglia e anche movimenti non propriamente
è tradizionalmente pro-life, cioè si è mosso qualcosa e forse dovremmo un po' focalizzare questo aspetto e partire anche da qui, cioè fare capire che esistono dei temi che possono essere universalmente trattati e devono riguardare tutti, non devono riguardare strettamente i cattolici, anche se i cattolici colorano questi temi attraverso la fede di un profumo diverso, no? Ma in realtà sono temi trasversali, sono temi che dovrebbero coinvolgerci tutti. Un'ultima cosa che mi sento di dirvi, in quei giorni mi sono chiesta come mai noi anche da giuristi spesso troviamo resistenza tra i colleghi a parlare di questi temi. Ci ho pensato per un po' e la risposta che mi sono data, che vorrei poi vorrei sentire anche il collega Filippo Martini dei Giuristi per la Vita cosa ne pensa, è che negli ultimi anni all'interno delle università in cui noi siamo stati formati ci crescono come polli in batteria, cioè studiamo tutti sugli stessi testi, i testi sono omologati, e poi indipendentemente dalla professione che tu andrai a fare, avvocato, magistrato, quant'altro, in realtà la pensano tutti allo stesso modo, ma tu non te ne accorgi, cioè tu non capisci che sei stato coltivato in quell'humus lì e che non potresti pensarla in modo diverso. Allora, siccome il mio passato non cattolico è molto recente, perché su 42 anni ne ho passati 35 senza andare a messa, quindi insomma la media è buona, cosa ridi? E mi sono accorta che su me stessa ho dovuto fare un lavoro, cioè ho dovuto destrutturare tutte quelle convinzioni che all'interno della scuola e dell'università mi avevano non inculcata ma semplicemente proposto come unica possibilità di pensiero. Attenzione, nessuno ti forza, no? È un'unica possibilità. Sull'aborto chi studia giurisprudenza o medicina, forse no perché fanno bioetica, adesso questo non lo so, parlo per giurisprudenza, dice, nessuno si domanda se l'aborto sia qualcosa di non da non fare, è un diritto, punto. Quindi in partenza il tuo senso critico viene azzerato. Allora cosa succede? Che attraverso la fede, nel mio caso e sicuramente anche nel caso di altri, con l'aiuto della fede ho dovuto destrutturarmi e ristrutturarmi. È una cosa faticosissima, però mi ha aiutato a capire il motivo per cui se noi interpelliamo 100 colleghi, Filippo, 99 ci diranno, forse 100 su 100, 98. Ci diranno che il diritto all'aborto, il diritto della donna di abortire non si mette in discussione. Vi lascio con questi interrogativi che sono un po' inquietanti, perché le università non sono più luogo di pensiero. Una volta c'erano le scuole di pensiero, una scuola positiva, una scuola giusnaturalista, adesso non ci sono più, adesso c'è un pensiero. Ci sono dei manuali sui quali tutti veniamo allevati come degli emeriti deficienti e non sviluppiamo neanche una capacità critica. E questo perché ve lo dico? Perché da genitore di 4 bambini penso che quando studiamo con loro dovremmo a questo punto noi fare ciò che gli altri non fanno, cioè sensibilizzarli a leggere le cose, la storia, ma l'arte, ma qualsiasi materia, poi andando avanti le materie più impegnative, con uno spirito critico che purtroppo oggi all'interno del panorama scolastico, universitario, non ci possiamo aspettare che arrivi. È un lavoro che dobbiamo fare noi, cioè il senso critico lo dobbiamo sviluppare noi. Con questo vi lascio. E solo una piccola nota appunto per gli amici del PDF, essendo adesso io consigliere circoscrizionale a Bolzano, ma essendomi trasferita appunto a Noto, sarò costretta a mio malgrado a dare le dimissioni dalla carica perché non potrò ovviamente essere presente sul territorio e questo non è serio nei confronti di chi è presente appunto sul territorio stesso, ma il gruppo del Popolo della Famiglia è presente, gli amici di Bolzano sono lì. Fate gioco con la manina. C'è qualcuno che semina, mi insegnate, qualcuno che deve mietere, altri mieteranno a Bolzano ovviamente con la nostra vicinanza, con il nostro aiuto. Io vado su e giù ormai di prassi e passo la parola agli altri, vi voglio bene.
Grazie Giovanna, vedete che avevo ragione, qualcuno qua dietro diceva le donne sono una potenza, ne abbiamo messa una sola e al centro per contenerla, perché sennò ci mandava, ci spazzavano via tutti quanti. Allora adesso motus in fine velocior, ci appropinquiamo ai deschi che vedo già belli apparecchiati e passo quindi la parola a chi ci ha portato il vino. No, no, non perché ci abbia portato il vino, però casualmente devo passare la parola giusto a lui. A lui che deve raccontare un'esperienza politica che parte da un'attività che è di interesse ai nostri valori e che è di imprenditore che mette a frutto le risorse della terra, le risorse della fatica altrui. Passo la parola a Lorenzo Damiano del PDF di Conegliano, nel quale ha ottenuto anche un ottimo risultato. Grazie Lorenzo. Grazie a voi, grazie a tutti. Se l'Arminio si sentiva diciamo in difetto, nel difetto perché aveva parlato un collega giornalista della Croce, figuriamoci me, che sono un collega giornalista ma chiaramente ho minore autorità di dialogo e anche di linguaggio politico. E intanto ne approfitto per ringraziare le persone che mi hanno accompagnato nella campagna elettorale di Conegliano, che sono qui in gran parte, da Damiano Cattarini, alla Gloria, a tutti quanti, a Filippo, adesso al primo candidato un po' di confusione di nomi, e quindi grazie a loro abbiamo fatto in 2 mesi e mezzo una campagna aggressiva. Gioiosa, come era gioioso anche l'arrivo qui a Riolo, tra l'altro ho dimenticato il mio annuncio che, come tutti sanno, è Cristo è risorto, perché da qui dobbiamo ripartire per un'Europa cristocentrica, che magari si possono riassumere in 3 parole: che-ca-co. Carismatico significa Cristo risorto, carismatico di un cristiano in movimento, in azione, coinonico comunitario, è quello che dovremmo tornare noi tutti ad essere presenti nella nostra vita quotidiana, di essere rappresentanti di Cristo in Europa. E per quanto riguarda la campagna elettorale di Conegliano, è stata un'avventura stupenda, meravigliosa, ci ha portato a oltre il 3,3%, 3,3%, non mi ricordo sui dati, e quindi è stata un'avventura bellissima che ci proietterà senz'altro a una campagna politica che sarà sempre più strutturata, più coraggiosa. Avremo bisogno di fare molte attività, avremo bisogno di avere una squadra più ampia, dovremo essere più coraggiosi, dovremo avere anche più fede, perché è questa fede che noi dobbiamo risvegliare in noi stessi, chiedendo al Signore: Signore, risvegliami, no? Perché molto spesso noi cristiani siamo addormentati, non tutti, io magari ogni tanto. E quando per esempio in campagna elettorale ho anche citato pubblicamente, qualora fossi diventato sindaco, avrei proibito gli aborti, è scoppiata una bomba, forse la quinta bomba che magari Mario non ha scritto sul libro, ed era la rabbia di molti cattolici che proprio per questo motivo non hanno dato il consenso. E questo mi ha fatto anche un po' riflettere, perché il cristiano non doveva appoggiarmi, un cattolico non doveva appoggiarmi perché ho detto che se fossi diventato sindaco avrei proibito gli aborti. E questo ci fa pensare, ci deve far capire in che mondo viviamo. Ecco perché dobbiamo mettere Cristo al primo posto. Io aggiungo anche, ovviamente, che dobbiamo avere una conoscenza della parola di Dio. Dobbiamo conoscere nella profondità la parola che viene nelle Sacre Scritture, nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento, perché sono indispensabili, sono importanti per poterci misurare con i problemi che ci sono oggi in Italia, e anche per far capire e far anche allarmare questi fratelli che diciamo che siano immigrati o emigrati, che vengono in Italia, sanno che noi in Italia o in Europa abbiamo qualcosa che ci contraddistingue e ci può anche mettere in difesa nei loro confronti, che è Cristo. Loro hanno un terreno fertile, perché noi abbiamo perso Cristo in Europa. E quindi l'Italia è uno dei paesi che forse potrebbe essere un fanale, come si dice, quando una nave è nella tempesta, nel mare, per fortuna c'è, come si dice, il faro, come si chiama? Il faro, ecco, che da terra aiuta la nave a non andare a ancorarsi negli scogli. L'Italia, questo, ha ancora la possibilità di essere un esempio, uno strumento per l'Europa stesso. Quando penso appunto anche a questa campagna elettorale di Conegliano, che ci aspettavamo qualcosa di più, questa è la verità, noi ci aspettavamo molto di più.
Molto di più perché tutti hanno lavorato veramente in un modo esemplare. Tutti, eravamo 24 candidati, ma c'era la Melania Rossetto, ci sono tantissime persone che hanno lavorato fisicamente, dalla Gloria, Leonardo, insomma, una squadra bellissima che mi auguro che si moltiplichi per affrontare un tema molto più importante che ci permetterà, e dovrà essere così e sarà così, ma lo dico per fede, perché come per fede abbiamo partecipato alle amministrative in 2 mesi e mezzo, come per fede la storia della Bibbia è piena di uomini che Dio sceglie e che per fede fanno grandi opere. Amen. Quindi ecco perché viaggiando molto l'Europa e avendo a che fare con molti operatori nel mondo dell'imprenditoria europea, ritengo che questa Italia uno spazio in più rispetto a molti altri paesi ce l'ha. Dobbiamo giocarcela noi come popolo della famiglia, perché abbiamo una classe dirigente di politici incapaci che hanno saputo solamente legiferare leggi che vanno contro la civiltà, contro l'intelligenza, contro l'amore, contro la carità, soprattutto verso il prossimo. Anche questo finto buonismo di saper accogliere, tra l'altro il presidente della Commissione Europea e tutti i vari operatori della Comunità Europea ringraziano Gentiloni dell'operato che ha fatto in quest'ultimo periodo. Beh, mi verrebbe da ridere, voglio dire, troppo facile, troppo semplice. La cosa più facile, più semplice, la può fare un imprenditore qualsiasi, è quello di dire: cari ragazzi, questi soldi anziché usarli in questo modo andiamo a investirli nella loro terra. È molto semplice, è di una semplicità immensa. È così che si possono risolvere i problemi dell'immigrazione, e poi tra l'altro non si sa se sono migranti o emigranti, perché i miei emigranti del passato, del mio bisnonno, andavano a lavorare, non pretendevano nulla, si sacrificavano. Quindi ecco, non volevo uscire dal tema, anche perché i tempi sono stretti, ci sono altri ragazzi che devono parlare. E quindi io penso che molti problemi che sono legati all'eutanasia, all'utero in affitto, a molte altre tematiche, sono sempre legati a un aspetto finanziario. Allora, qual è la soluzione? Molte persone si separano, si divorziano, perché c'è sempre comunque un aspetto finanziario che non funziona. E il popolo della famiglia propone ovviamente il reddito di maternità, come c'è anche in Repubblica Ceca, c'è il reddito di maternità. Danno 4 anni alle mamme in gravidanza senza obbligarle, se hanno versato perlomeno 2 anni di, come si dice, di versamenti, insomma, ecco, di contributi. Allora, qual è la soluzione? Che io posso anche rimanere in Europa, ma voglio stamparmi la moneta per conto mio. È un concetto che magari, avendo avuto a che fare incontri con molte televisioni e con molti operatori finanziari delle banche, a questa risposta non sanno cosa rispondere. Perché la Banca d'Italia deve essere l'80% in mano ai privati? Ma chi l'ha detto? Questo l'aveva fatto nel 94, come si chiama, Giuliano Amato, che ha venduto la Banca d'Italia all'80% a operatori privati. Se noi vogliamo risolvere qualsiasi problema in Europa, bisogna che ogni Stato si stampi la propria moneta. Quindi può essere l'euro o può essere ritornare alla lira. Ci dicono: ma se volete uscire dall'Europa dovete pagare 230 miliardi. Non ti preoccupare, noi siamo italiani, in mezz'ora ce li stampiamo i soldi e abbiamo risolto i problemi. Quindi quello che si faceva un tempo, quando c'era il pentapartito, dove si distribuivano i soldi, malamente ovviamente, perché li davano pochi, dovremmo ritornare. Però per fare questo ci vuole una classe dirigente politica nuova, un'evoluzione della politica. E qui torniamo sempre a Cristo. Senza Cristo non c'è futuro. Senza riconoscere che quel Cristo è risorto e che io sono erede e coerede del Padre che mi ha donato la vita. E qui torniamo adesso anche a Charlie Gard. Io ho il sospetto che il mio papà, che saluto, che è in cielo, abbia voluto dare la possibilità, attraverso questa malattia di questo suo figlio, perché è suo figlio Charlie Gard, come io sono figlio del mio padre, il mio padre che si è fatto uomo in Cristo, abbia voluto dimostrare al mondo che lui può svelare, e in un attimo ha svelato che cosa c'è dietro una legislazione dove ci sono delle leggi disastrose, vergognose, quelle inglesi, dove le autorità giudiziarie hanno il potere sull'amore del padre e della madre nei confronti del proprio figlio. E si è svelato, l'ha svelato. Il nostro papà
ha donato Charlie e se l'è riportato a casa e ha aperto queste informazioni al mondo intero. L'unica nazione del mondo a livello giornalistico, su carta stampata e su televisione, che non ha dato la notizia in prima o in seconda battuta è stata la nostra Italia. Si è interessato Trump, si è interessato Putin, si sono interessati tutti, ma i nostri telegiornali di questo aspetto non se ne sono proprio interessati, se non per penultima notizia. È ovvio che di fronte a 50 milioni di aborti all'anno, senza contare quelli con la pillola tardiva, noi abbiamo perso completamente la visione di cosa significa amore e carità. E ritorno sempre al cristocentrismo. L'Italia e l'Europa è ancora, lo è stata fino a poco tempo fa, l'emblema dall'archeologia, dalla storia, dalla pittura. Pensando, quando sono andato anche con mia moglie in quest'estate in vacanza, Gesù mio, mai più, no, sicuramente con mia moglie ancora, un'ora a guardare dei quadri legati al mondo che riguarda sempre il ricordo del nostro Signore Gesù. E voglio dire, quei pittori, e poi concludo, quando Van Gogh, Monet e altri pittori non sapevano cosa, cioè sapevano che stavano facendo delle opere stupende, ma in quel momento non si rendevano conto che quelle opere sarebbero state delle opere straordinarie, che non ci sarebbe stato un valore vero. Un quadro di Van Gogh non si sa quanti miliardi di euro vale. Però la loro fine è stata quella di essere stati rinchiusi in un manicomio, alla fine. Ora, noi non è che dobbiamo lavorare come missionari ed essere rinchiusi in un manicomio. Però, voglio dire, noi dobbiamo avere la misura di essere dei uomini che, a prescindere dai risultati, dobbiamo avere il dovere sacrosanto di intervenire in questa società che ha, o delle lobby, non delle lobby, o delle mode, non delle mode, rotto il valore più bello del rapporto con i fratelli che ci circondano, e un minimo comune ultimo, un massimo comune divisore, che è la risurrezione del nostro Signore, che nel sepolcro non c'è più, e quindi è risorto. E allora la nostra missione è quella proprio di essere dei uomini e delle donne coraggiose, che vadano a prendersi immediatamente questa vittoria che è già vinta in Cristo. Dobbiamo solamente riprenderci ciò che ci appartiene. Andiamo e entriamo nelle giunte, entriamo nelle amministrazioni provinciali, entriamo alla Camera, entriamo al Senato e facciamo vedere a questa Italia e a questa Europa chi è l'italiano e che cosa può essere l'Italia per allarmare perlomeno quei popoli che ci vogliono invadere anche per le loro tradizioni e per le loro culture religiose che non ci appartengono, perché per me esiste solo un Dio, colui che si è fatto Cristo e si è fatto uomo in Cristo. Amen? Grazie. Grazie Lorenzo, che come vedete con uno stile inconfondibile ed effervescente ci ha mostrato insieme una rilettura delle radici della nostra identità e anche uno sguardo oltre l'arco alpino, che ci ha mostrato che quando si dice Europa non si dice solo Bruxelles, ci sono tante Europe, ci sono tante Europe nella nostra storia e noi le rivendichiamo non perché siamo degli originali, ma perché sono nostre e queste siamo noi. Adesso ci spostiamo da Conegliano a Novara, quindi da est a ovest, ma sempre in quell'Italia, in quella piccola fascia d'Italia che è mitteleuropea, che sta in Europa in tutti i sensi, anche geograficamente. E quindi passo la parola ad Alberto Cerutti, che ci racconterà la sua esperienza elettorale in quello di Novara. Scusate, mi alzo in piedi perché so parlare solo così. Intanto non mi ricordo più quello che volevo dire, e quindi partiamo già molto molto male. Anche perché questa sera ho scoperto di essere un bioconservatore e io non lo sapevo. E invece ho scoperto, grazie, perché adesso so una parola nuova. Ma grazie anche agli interventi, ho rielaborato quello che avevo pensato di dire e in questa chiave. Ho partecipato due anni fa circa a Bruxelles, all'interno del Parlamento europeo, su delega di Don Maurizio Gagliardini, che è il presidente dell'associazione Difendere la Vita con Maria,
a una prima riunione della una nuova associazione di associazioni, cioè un'associazione di secondo livello che si chiama One of Us, uno di noi. La cena precedente e poi l'evento in sé, in questa sala, in questi palazzi che mi hanno messo un po' di soggezione, ha fatto sì che io abbia compreso, ma l'ho elaborato adesso, abbia compreso allora che ci sono bioconservatori, no, ci sono persone che probabilmente per grazia sanno cosa sia il valore della vita. Ci è dato, non possiamo farne a meno. Focone, siamo capaci di pensare in modo diverso. Saresti capace con una... Giuseppe Focone, per favore, alzati, fate un applauso. Questo è un insegnante di bioconservatoria applicata. Ti piace? Va bene, se no poi mi perdo. Mi sono accorto di questo, ci stavamo piagnucolando addosso, perché non eravamo in grado di fare nulla, a parte il premio ai ragazzi che hanno fatto il miglior tema o il miglior disegno sul valore della vita, altro, ma non perché siamo tutti degli incapaci, semplicemente perché è come se ci fossero delle guardie armate a protezione della distruzione della vita, che difendono questo baluardo che hanno creato e che sono la politica. E allora, a livello politico e non più a livello di associazione e non più, no, attenzione, continuando a, chi vuole a livello di associazioni, ma a livello politico bisogna interrompere questo circuito. È possibile solo lì, a livello politico. E quello che diceva Mario, ecco che poi vado in confusione, ha detto tutto lui, capitemi, ma quello che diceva Mario è esattamente questo oggi, tra le tantissime meravigliose cose. Noi abbiamo il dovere di entrare nella politica per poter finalmente interrompere questo circuito. Invertire la rotta è un dovere che noi abbiamo nei confronti dei nostri figli. E se non sentiamo questo dovere, attenzione, perché io che sono nato nel 66, non ho votato al referendum dell'81, non c'ero, ho passato 25 anni in attività pro-life dicendo è colpa degli altri. E no, adesso è colpa mia però. Se non intervengo io per la mia parte, allora è colpa mia. Per questo nulla ci deve spaventare. Per questo. Se sbattessimo anche tutti la testa contro un muro impenetrabile del 3% o di quello che sia, fa niente. Ma altro evento nella mia vita, quando mia figlia è rimasta incinta e quindi sono diventato nonno, quando me l'ha detto sono diventato nonno, ecco che mi si è alzato l'orizzonte. Non stavo più pensando all'oggi o poche settimane in avanti occupandomi della mia famiglia e dei miei figli. Ho dovuto dare uno sguardo sul mondo futuro e mi è proprio cambiata la prospettiva. E io immagino mia nipote a 20 anni che mi, in un disastro di mondo, che ci si lamenta di tutto quello che ci si può lamentare e che mi dice: ma scusa un attimo nonno, ma tu cos'è che hai fatto? Io non voglio rispondere a questa domanda dicendo: ah, io non me ne sono accorto.
dovrò pur dirle, magari, spero di no, le dirò, guarda, ci ho provato in tutti i modi, ho fallito, ma ci ho provato. E se non altro, a lei che mi vorrà bene, potrò, o da lei che mi vuole bene, potrò essere perdonato. Ma da tutti i bambini che vengono uccisi, guardate, l'associazione Difendere la Vita con Maria mi ha dato senso della realtà vera di cosa è l'aborto, perché sono stato vicepresidente fino a pochi mesi fa, poi mi sono dimesso per l'avventura politica. Come associazione abbiamo seppellito 120.000 bambini. È un dolore perché ci è toccato materializzarli. A Saronno 2 mesi fa 85 bambini in un solo funerale. Mi è costato, ma trovo lì il motivo per cui serva fare quello che dobbiamo fare come popolo della famiglia e mai fermarci per nessun motivo. Grazie Alberto, che come vedete ha coniugato la passione, gli argomenti e l'esperienza sul campo, nelle associazioni e in politica. Come vi era stato accennato prima dalla nostra principessa, adesso abbiamo a che fare con un individuo di una specie protetta, che è uno dei 2 su 100 giuristi che alla domanda sul diritto all'aborto, sul diritto all'eutanasia, dà una risposta non conformista. Ecco, allora adesso a Filippo Martini chiediamo, che è il vicepresidente dei Giuristi per la Vita, come abbiamo già detto prima, chiediamo di accompagnarci in un rapido sguardo sul diritto europeo di fronte a queste frontiere che abbiamo chiamato del transumanismo avanzante e a quali sono le nostre possibilità fattive in merito. Grazie Filippo. Non so se è acceso, se è acceso, sentite. Acceso. Okay. Allora io gioco in casa praticamente perché io abito qui dietro alla collina, 8 km da qui, sono imolese, come sono stato presentato, chiamato sul palco prima. Mi chiamo Filippo Martini, appunto sono vicepresidente di questa associazione. E, di fatto non sono un grande oratore, mi definisco un operaio del diritto, nel senso che sono uno che di solito lavora dietro le quinte e generalmente lavora per la propria associazione e per quello che dobbiamo fare e seguire. Praticamente faccio l'avvocato gratis, in buona sostanza. E, parto diretto perché colgo la palla che mi ha alzato Giovanna, che mi ha chiesto: ma come facciamo con i nostri colleghi se ci provocano su questi argomenti, appunto, che citava anche Marco Tullio adesso? No, capita sicuramente. Pensate, mi viene in mente un fatto che vi racconto recente, di come siano veramente abili proprio a penetrare in tutti i gangli dei fenomeni sociali certi soggetti. Poco tempo fa un'associazione di avvocati a Bologna, che anche lì se la tira bene con l'Alto Adige, sentivo e sono rimasto davvero impressionato di quello che hai detto prima, e non me lo sarei davvero mai immaginato che ci fosse un livello di penetrazione del gender di questo tipo, col fatto che noi a Bologna abbiamo praticamente sede nazionale dell'Arcigay, il Cassero, che insomma spinge parecchio. Hanno organizzato un convegno genericamente definito sulla famiglia e praticamente lo hanno infilato praticamente in una sede storica della convegnistica giurisprudenziale a Bologna, per gli avvocati e per i magistrati, cioè una sala del San Domenico, il famoso complesso del San Domenico di Bologna, dove opera magistralmente l'ottimo padre Giorgio Carbone, che molti di voi immagino conosceranno, uno dei massimi esperti a livello di bioetica sulla tematica specifica del gender.
È peccato che quando vado a vedere, perché a me arriva la scheda specifica dell'incontro, a loro gli avevano presentato un incontro di famiglia, la scheda specifica, vedo che come relatori ci sono Sergio Lo Giudice, Monica Cirinnà, e altri soggetti simpatici di questo tipo sostanzialmente, perché io mi faccio dare da Gianfranco, non avevo il numero amato di numero di carbone, lo chiamo, quindi, ma sapete chi state, chi ospitate praticamente a San Domenico? Lui si è messo le mani non tra i capelli, che non ha, e in qualche modo la cosa è stata gestita e rimediata, evitando chiaramente un clamore mediatico. Vi immaginate, no? Doveva andare, nel senso che loro revocavano la sala, questi qua impazzivano, uscivano sui giornali, ecco la solita ideologia, bigotta, eccetera, eccetera. Purtroppo è passata sotto traccia e senso, adesso vigilano come dei guardiani su ogni convegno che viene fatto passare, e credo che quell'associazione non abbia più possibilità di mettere piede lì dentro. Questo per dire come a volte vengono fatte anche passare le cose, sono veramente... abili, hanno dalla loro parte il padrone del mondo, ecco, sostanzialmente questo va detto proprio in modo chiaro, netto. Come associazione noi, vabbè, abbiamo seguito e seguiamo vari casi, seguiamo Luca Di Tolve, insomma, che molti di voi immagino conosceranno, che seguiamo la Silvana De Mari nelle sue vicende che la vedono purtroppo è protagonista di esposti, denunce, querele, perché dice le cose, perché dice che 2 più 2 fa 4 per quanto riguarda aspetti biologici, diciamo, della vita di ognuno di noi, e che sembrano non normali evidentemente a dirli agli occhi, alle orecchie di qualcuno. E oppure la Adele Caramico, che è il mostro di Moncalieri, l'omofoba di Moncalieri, la cui vicenda si è conclusa poche settimane fa con, abbiamo ottenuto una vittoria con il prepensionamento obbligato del preside, che praticamente l'aveva d'accordo con praticamente l'arcigay locale di Torino, organizzato quella forma di tranello per cui è finita su tutti i giornali come colei che distratta gli omosessuali, gli studenti, i minorenni con tendenze omosessuali, ecco. Mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto, in questa battaglia è stata cruenta proprio con la scuola, con l'ufficio scolastico regionale. Alla fine di tutta questa vicenda lei non ha fatto delle richieste risarcitorie al preside, alla scuola, pur avendone, o a Repubblica, pur avendone tutto il diritto praticamente. La questione si è conclusa con il fatto che quando il preside praticamente metteva le sue cose nello scatolone per andare via, sostanzialmente è stata l'unica che è andata in tutta la scuola a salutarlo, e mi ha detto proprio che è stato un saluto sentito. Ecco, questa è la differenza, è la differenza tra noi, tra voi e certa invece ideologia che marcia in un'altra direzione, ecco. A noi piace difendere i più deboli, quindi, perché noi come giuristi per la vita concepiamo la vita non solamente nell'aspetto dell'inizio vita, fine vita o vita vissuta sostanzialmente, ma anche per quello che riguarda l'aspetto della dignità, senza confonderlo come fanno alcuni con se una vita è degna o meno di essere vissuta, ma inteso proprio anche come l'onore, la reputazione delle persone, il fatto che le persone possano dire liberamente quello che pensano, anche se va in una direzione proprio diametralmente opposta come la pensa il mondo. Per quanto riguarda un po' alcuni cenni sulla situazione del diritto alla vita in Europa, farò una piccola parentesi, anche perché non voglio annoiarvi, siamo alla fine di questa bellissimo pomeriggio, insomma. Il diritto europeo, per quanto riguarda l'aspetto della vita e della dignità della vita, appunto, parte con una questione fondamentale, una questione di definizione di dignità. Non è facile definire la dignità della vita, il concetto di dignità. È un qualche cosa di praticamente intrinseco, quasi non c'è bisogno di definirlo. Sentite cosa riferì l'onorevole Moro nei lavori di Assemblea Costituente della nostra Costituzione. Disse: non abbiamo incontrato difficoltà di sostanza, ma abbiamo incontrato delle difficoltà di forma,
di comprensione del nostro punto di vista, ma in fondo questa rivendicazione della dignità, della libertà dell'uomo, dell'autonomia della persona, non, su questo fatto non vi poteva non essere concordanza. Come rileva un autore che si chiama Paolo Carozza in un'ampia rassegna giurisprudenziale che ha fatto a livello comparatistico europeo, la dignità viene usata ora come argomento a favore della libertà di espressione dell'uomo, oppure anche come elemento che ne giustifica delle fortissime limitazioni. Un altro autore, Esmer, dice che nella giungla della casistica giurisprudenziale proprio si tende a entrare con una sorta di sofisticato macete interpretativo, tale per cui uno stesso concetto può portare a definire la dignità della vita, la dignità di una persona, come un qualcosa da sopprimere letteralmente a favore di altri bisogni e di altri interessi. Chiaramente tutti gli stati vogliono provare a definire, diciamo, questa dignità umana. Una definizione esplicita la dà la legge fondamentale tedesca, che proprio la definisce la dignità umana come intangibile, dovere di ogni potere statale di rispettarla. E la nostra Costituzione, pur non definendola espressamente, la pone in molte sentenze come un valore che permea l'intera Costituzione. Tanto che, ecco, ad esempio, nell'articolo 2 della nostra Costituzione, sostanzialmente, si colloca l'individuo come persona singola, quindi con una sua autodeterminazione, dei suoi diritti individuali, oppure persona che si realizza in un contesto sociale, comunitario. Già capite che qui cambia la dimensione dell'individuo singolo o dell'individuo che si colloca in una comunità come ad esempio questa. Ok? C'è un caso abbastanza emblematico dove c'è stato un pronunciamento della Corte Costituzionale tedesca relativamente a una legge tedesca sulla sicurezza aerea. Era chiamata praticamente a pronunciarsi sulla questa legge secondo la quale, se c'è un aereo che viene preso di mira da degli attentatori, può essere usato come praticamente arma di distruzione. Il caso 11 settembre è un caso molto molto chiaro a questo proposito, purtroppo, autorizzava l'aviazione militare ad abbattere quell'aereo in volo, nonostante ci fossero dei civili dentro e chiaramente anche gli attentatori. In quel caso ci fu un forte dibattito, ma si arrivò alla conclusione sostanzialmente che non era giusto abbattere l'aereo per sacrificando così delle vittime civili innocenti che non avevano via di fuga. Prevaleva il senso di definire, qui li condanniamo a una morte certa e sicura, rispetto del fatto che se atterrano potrebbero non uccidere nessuno, perché magari il punto di atterraggio viene determinato, viene disposto un'evacuazione, eccetera. Chiaro che se ci fossero stati solo gli attentatori e fosse stato posto in essere un piano di sicurezza tale per cui fossero stati rimasti solo gli attentatori sul volo, non ci sarebbe pensato un attimo chiaramente ad abbattere quell'aereo, ma c'erano sempre delle vite di attentatori, persone che stavano commettendo qualche cosa di atroce, ma comunque vite. Quindi capite che non è facile, e non è facile per niente a livello europeo e anche a livello italiano, definire e giocarsi su questi concetti quando si entra nelle aule concretamente, nelle aule di giustizia, per dibattere su casi e questioni molto, molto, molto concrete. A una prima approssimazione possiamo dire che quindi queste tematiche trovano da un lato delle forme di sulla dignità della vita, della persona, delle puntellature che fanno più leva sul principio di libertà assoluta, e dall'altro lato invece delle posizioni che tendono più a collocare appunto l'individuo in un contesto comunitario col quale deve rispondere e raffrontarsi. Molte delle battaglie appunto sulle unioni civili, sui diritti dei matrimoni ugualitari sono giocate su questo, proprio perché da un lato c'era delle rivendicazioni assolute dell'individuo che vuole accedere a certi istituti perché ha chiaramente lo mio stesso desiderio di felicità, dall'altra parte un principio generale, quindi consolidato a livello comunitario, per cui il matrimonio e l'unione stabile ha una finalità ulteriore rispetto al soddisfacimento dell'interesse del singolo.
Ecco, ma questo è un'argomentazione che non si può sempre usare in tutti i contesti, soprattutto in certi dibattiti molto ideologici o dove ti inchiodano subito sul diritto individuale assoluto, che male ti faccio io se mi sposo, eccetera, eccetera. E, sostanzialmente possiamo dire che passando per sempre il discorso delle libertà degli individui e quindi della dignità degli individui, troviamo a livello europeo delle pronunce di ogni tipo che ci fanno capire come ci sia una ormai un'idea che il singolo è padrone del proprio destino. Per esempio il caso in cui la dignità è stata considerata sinonimo di totale autonomia, per esempio in Germania in base a questo si sono con delle sentenze autorizzate letteralmente le persone di religione musulmana, le donne, a girare coperte col velo anche nei luoghi pubblici. Oppure in Ungheria una sentenza ha previsto la libertà di cambiamento del nome di una persona a propria assoluta discrezione scelta. La Corte d'Appello di Bordeaux, pensate, ha ritenuto non sanzionabile una donna francese che di giorno faceva l'avvocato e quindi faceva questa professione e di sera andava con una chitarra in una piazza a elemosinare. Ecco, questo chiaramente mettendo in discussione quella che è la dignità della figura professionale dell'avvocato, ma è stato ritenuto prevalente questo suo diritto. Ecco. Quindi una posizione di prevalenza assoluta del diritto e della libertà assoluta e incondizionata dell'individuo. Il concetto di diritto alla vita è un concetto molto contraddittorio per certi termini, perché mentre la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo definiscono l'assolutezza del diritto alla vita di ogni individuo, nella pratica questo è un concetto che si viene molto spesso a scontrare e porre in contrapposizione anche col concetto di dignità che abbiamo visto e delineato prima. La pretesa di conservazione della vita è una delle rivendicazioni riconducibili all'alveo del diritto alla vita. Ci sono delle casistiche in cui ho notato molto spesso i tribunali e le corti europee hanno paura, hanno una pusillanimità incredibile, non vanno mai a definire nelle sentenze quello che è il diritto alla vita, il diritto alla vita dell'individuo. Quando ci sono dei casi come una sentenza Boso versus Italy, un caso deciso dalla Corte Europea di un papà che voleva dire la sua sulla decisione incondizionata della moglie o compagna di abortire, e qui la Corte non entra in merito a definire chi è quella creatura, chi è quel everyone, ognuno ha diritto alla tutela della propria life, della vita, non definisce questi concetti. È soddisfatta di realizzare un bilanciamento tra il diritto di una che può parlare e difendersi in tribunale davanti alla corte, che è la donna vivente, e il diritto paritario che avrebbe questo feto, questo nascituro, ma che non può avere un curatore, non può avere un avvocato difensore e per lui non può parlare nessuno, se non in questo caso il papà, che però è stato soccombente su tutta la linea. Perché ricordiamoci, noi su questi temi siamo soccombenti su tutta la linea a livello giuridico, giurisprudenziale, e quindi cioè il popolo della famiglia, lo dico dopo meglio, è una grazia da questo punto di vista, perché va nella stanza dei bottoni, vuole aspirare ad andare e andrà nella stanza dei bottoni. Dove noi, nel nostro lavoro, questi 2 su 100 fanno quello che possono e riescono a fare contro un'orda barbarica. E, tornando a pronunciamenti che riguardano proprio i casi di wrongful life o di stati vegetativi, casistiche molto particolari, io mi si è letteralmente ghiacciato il sangue leggendo questi appunti su alcune pronunce e rapportandole a un caso che stiamo seguendo. Una corte inglese, un caso di Erdel NHS Trust contro Bland, i membri della House of Lords poterono indagare il significato del concetto di vita e arrivarono a dire: se la qualità della vita di una persona come Anthony Bland, era una persona in stato vegetativo, è inesistente dal momento che egli è ignaro di tutto ciò che gli accade, ha il diritto ad essere mantenuto in uno stato di vita non vita? E hanno i suoi familiari e i medici il dovere di mantenere questo status? Lord Goff, cioè un giudice, descrisse il signor Bland come una persona che versa in uno stato di living death, morto vivente. E il giudice Hoffman, in corte d'appello, quindi in grado successivo, disse che
The very concept of having a life has no meaning in relation to Anthony Bland. Is alive but has not life at all. Egli vive ma non ha una vita. Allo stesso modo la Corte Suprema irlandese, in un altro caso, descrisse un paziente in stato vegetativo permanente come not living a life in any meaningful sense. Non sta vivendo una vita in nessun senso. Più o meno questa è la sintesi. Qui siamo alla discrezionalità assoluta quando si sono avventurate nel definire la vita in queste accezioni sulla definizione di questo concetto. Questa è una cosa veramente preoccupante, è preoccupante lasciare in mano a questa gente queste definizioni. E, quello che rileva è il best interest della persona e mi si è ghiacciato il sangue perché pensavo, a parte al caso Charlie Gard che è stato citato più volte prima, ma anche al caso di Alfie Evans, che, di cui si è sentito parlare molto meno e che stiamo seguendo direttamente noi come, come avvocati, abbiamo una procura da parte dei genitori con dei colleghi inglesi che ci fanno da, diciamo, corrispondenti, dei solicitor per i rapporti con gli agguerritissimi avvocati dell'Alderley Hospital, perché se questa è la linea non vediamo veramente delle possibili e facili, assolutamente, ma possibili vie di fuga da questa situazione. Leggevo ieri questi appunti e ieri mi si è ghiacciato il sangue. Sapevo già e già intuivo queste difficoltà e con i colleghi inglesi che me ne parlavano e mi prospettavano un po' com'è la situazione là e che ha accennato anche Alberto Cerutti prima, una legislazione veramente terribile quella inglese, quella presente sul territorio inglese per quanto riguarda la tutela. Proprio c'è una concezione incredibilmente diversa su quella che è la persona, il diritto dell'individuo. Mi colpiva una volta, sentivo una relazione di padre Gonzalo Miranda dei Legionari di Cristo, che è un docente universitario dell'UPR, l'Università Pontificia Regina Apostolorum, dove ho preso un titolo, il master in bioetica, e mi diceva la difficoltà che avevano avuto in sede di Corte Europea, in Commissione Europea, dove dovevano elaborare uno statuto della bioetica, una dichiarazione bioetica, nel definire concetti semplici come dignità, vita, e c'erano dei pomeriggi interminabili in cui con gli inglesi proprio si scontravano su dei concetti semplicissimi, anche solo la parola prevalentemente tutelata, quindi dovevano chiamare i governi della propria nazione perché in un paese dove si fanno sperimentazioni sugli embrioni praticamente e dove si arrivano delle aberrazioni come quelle di Charlie Gard o purtroppo adesso si sta andando in quella direzione di Alfie Evans, purtroppo non vi è assolutamente un margine semplice di confronto e per cui una situazione come quella del popolo della famiglia o quello che io sto cercando di fare, che è un team per la vita, dove avvocati, medici per la vita, giornalisti per la vita, imprenditori per la vita, possano veramente collaborare assieme, ognuno portando i propri talenti, le proprie capacità, nel proprio aspetto, per operare nel concreto. Io per Altieran ho bisogno di un parere medico, mi sto confrontando con dei medici, sì, che non hanno una posizione così integralista, lo dico col sorriso, come la nostra. Ma vi assicuro che sono pure... Vabbè, non posso dire molto perché è un caso in essere dove ho un segreto professionale e ci sono dei negoziati in corso sia con l'ospedale inglese che con un altro ente italiano che sono devastanti e complicatissimi. Però vi assicuro che un conto è parlare con degli assoluti estranei, un conto è parlare con degli amici con cui si lavora in team, esperti di una materia in cui si possa condividere un'esperienza. Grazie. Grazie Filippo, grazie. Grazie perché hai rovesciato quello che di solito è un atto d'accusa che ci viene fatto, cioè a noi cattolici, noi pro-life, la vita interessa, quando comincia e quando finisce, il resto chi se ne frega. E invece hai messo bene in luce, con dovizia di dettagli, con documentazione ampia e accurata, che in realtà a noi interessa la vita debole, la vita che merita difesa, la vita che non ha nessuno a parlare per lei. Allora chiedo scusa se abbiamo dovuto stringere su questo punto,
mi fanno cenno dall'organizzazione che adesso andremo a sperimentare, a tastare con mano e con bocca e con ganasce, che è ora di chiudere, ma non chiudiamo questa esperienza, adesso andiamo a fare che? A continuare a vedere che questo popolo esiste e che è vero, che non è una fantasia da social network, non è che noi stiamo su Facebook e diciamo cose che altri non dicono, poi la sera uno va a letto e col pensiero dice chissà, saremo strani noi. No, noi siamo un popolo che può incontrarsi a tavola, parlare, vedere che veramente c'è gente che mette i propri talenti, le proprie energie a frutto per questo scopo, per questi scopi, e che siamo qui e non ce ne andremo, non abbiamo intenzione di andarcene. Grazie a tutti.